credevo nella mia vocazione, rideva dei miei sogni. E a poco anch'io ho smesso di crederci. Questa scena l'ho scritta per la mia Giulietta, ma non l'ho mica girata, Mamma. Il signor Federico, lei mi dà così tanta ispirazione. Lo sa che quando sono giù guardo sempre 8:30? Brava, è una cosa, non lo guardi? Non mi interessa se fai tardi a scuola, qui vieni in orario. Sei grassa, non c'è una tutina abbastanza grande per contenerti. Mamma, per favore, abbassa la voce che ci sentono tutti. Ma non ci sente nessuno, non sto parlando forte. La prossima volta ci vieni da sola, tutti i musoni qua. Domani tu mi prendeva la testa tra le mani e tirava. Anche i padri possono diventare molto pericolosi a volte, senza volere. Quando la figura paterna ha influenzato le tue scelte? Ma non voglio rispondere! Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà rosa. Amen. Celeste, pietà celeste si dice. Ah, rosa, io sono una femmina di colore. Che bella idea! La paura delle grandi città, la paura di Roma, potrei diventare improvvisamente un granello di polvere laggiù. Un granello di polvere laggiù. E dove vai? E come farai? Da sola? E come finirai? Stai attenta a tutto! Dove andrai? Non sarà pericoloso! Il testo sei tu. Tutte le parole che hai detto, i gesti che hai compiuto, gli spettacoli, gli amori, le delusioni, tutto quello che hai fatto.